2017-2023. Rossini TV compie 6 anni. Un compleanno che la nostra emittente ha celebrato ieri sera nella consueta cornice di Casa Poderosa con un incontro conviviale alla presenza di autorità, clienti e dei tanti amici che sostengono e supportano il nostro canale 80. Ringrazio in primis il mio staff. Da soli non si arriva da nessuna parte. Quando si ha una squadra grande, importante, si arriva molto in alto e quello è quello che vogliamo fare. E poi devo ringraziare i nostri clienti che ogni anno credono nelle potenzialità di Rossini TV e investono su di noi per la loro comunicazione, e tutte le autorità presenti che anche quest'anno, e sono davvero tante. Io non posso altro che ringraziare i nostri telespettatori, i nostri sponsor e tutti i nostri collaboratori che per questi 6 anni ci hanno aiutato ad andare avanti fino ad oggi. Rossini TV entra ora nel suo 7° anno fra nuove produzioni che i telespettatori hanno già cominciato a conoscere nelle ultime settimane e altre in arrivo presentate in anteprima a Casa Poderosa. Dai format appena nati come Amministrando, che ci porteranno ad una lunga marcia d'avvicinamento e approfondimento verso le elezioni amministrative di giugno 2024, fino alle pillole di educazione finanziaria di La Finanza è per tutti. Format culturali in arrivo come Sinfonie di Maestri, che da dicembre vi porterà alla scoperta di una istituzione culturale d'eccellenza come l'Orchestra Sinfonica Rossini e dei suoi artisti in un anno speciale come quello del 30° anniversario dell'orchestra, e poi i programmi sportivi. Dal 6 dicembre parte Gli Occhi della Tigre, che porterà alla scoperta della Mega Box Vallefoglia e della massima serie di volley femminile, mentre si conferma realtà seguitissima insieme a Canestro nella sua 4ª edizione rinnovata dalla conduzione di Elisabetta Ferri. E poi i tanti spazi informativi che si avvicinano ad un anno denso di appuntamenti come quelli di Pesaro, capitale della cultura 2024. Saremo anche la TV media partner di questo grande evento e costantemente vi daremo informazioni su quello che accade non solo a Pesaro ma in tutta la provincia, quindi insomma ad maiora.